Gianni, possiamo dire che Cirié in Fiore è comunque un anticipo di primavera per quello che riguarda le manifestazioni di Cirié? Assolutamente sì, è una manifestazione che ha una storia, perché siamo alla 21esima edizione. Il Comitato Festeggiamenti Borgo Loreto è dalla quarta edizione che collabora con l'amministrazione di Cirié alla stesura del programma e all'organizzazione di questa manifestazione. È una manifestazione, direi, molto ricca, molto impegnativa anche ultimamente dal lato sicurezza, perché dopo i fatti che sono successi, ahimè, la sicurezza per la popolazione è diventato molto difficile poter fare tutto, ma ci abbiamo messo grande determinazione, grande entusiasmo, e stamattina ci auguriamo che questa determinazione, questo entusiasmo venga premiato dalle persone che vengono a trovarci a Cirié in Fiore. Vorrei dare due numeri: sono circa 50 fra espositori e associazioni che questa mattina saranno presenti alla manifestazione. Cirié in Fiore vuol dire, io me l'immagino un po' come un libro, no? Se vogliamo sfogliare questo capitolo, il primo capitolo è il fiore, quindi il fiore in tutte le sue sfaccettature, il fiore naturale, il fiore bello, il fiore botanico, il fiore medicamentoso, i fiori di Bach, no? Quindi avremo a disposizione questi espositori che ci esporranno le loro proposte. Ma direi che, se vogliamo girare pagina e passare al secondo capitolo, il fiore ha un prima e anche un dopo. Immaginatevi di vedere i semi, i frutti, che sono un po' il prima e il dopo del fiore, e anche qui ci sono molti espositori che hanno, con le loro proposte, mi auguro che possano soddisfare le esigenze di chi vorrà venirci a trovare a Cirié. Un bel fiore, una bella pianta deve avere un bel vestito, e quindi anche qui espositori: vasi di ceramica, vasi di terracotta, qualsiasi tipo di vaso, per appunto per abbellire sempre di più i fiori. Da qualche tempo a questa parte i fiori non abbiamo voluto solamente fare una manifestazione basata sui fiori, ma su tutto quello che circonda i fiori. Per esempio, l'arte nei fiori. Non dimentichiamoci che Cirié è stata data i natali a un grande pittore, Romano Gazzera. Si è appena conclusa una mostra veramente interessante che ha avuto un grossissimo successo. Romano Gazzera aveva fatto dei fiori giganti l'emblema dei suoi dipinti, e non a caso nel manifesto di Cirié in Fiore c'è proprio un fiore di Romano Gazzera. E qui l'arte sarà, ci saranno alcuni pittori che esporranno dei quadri dei fiori e sui fiori. Non solo, voltiamo ancora pagina, giriamo ancora questo capitolo di questo libro che mi auguro sia interessante per chi vorrà venire a visitare la Cirié in Fiore. La musica: la Filarmonica di Vesina ci allieterà questa mattina e oggi pomeriggio in tutta via Vittorio Emanuele suonando delle musiche inerenti ai fiori. Non solo, pensiamo a una cosa che a un argomento che per noi ci è stato molto a cuore, che è quello del giardino del volontariato. Sono i fiori bellissimi, sono i fiori del sociale. Ci sono circa 30 gazebo in piazza San Giovanni, nella piazza davanti al Duomo principale, dove ci sono tutte le associazioni più importanti che avranno modo di incontrare la popolazione, di spiegare che cosa vuol dire. Questi sono fiori bellissimi. In ultimo, e non ultimo, questo capitolo girando ancora, Amnesty International, i fiori visti dai bambini, Chiesa dello Spirito Santo, sempre all'interno della via Vittorio Emanuele, dove ci saranno tutti i fiori visti dai bambini delle scuole materne.
Anche questo è un altro elemento estremamente importante. Via Sismonda, associazione di via Sismonda, esporrà dei fiori visti nell'arte, anche qui un'altra parte importante, e spero di non aver dimenticato nulla, ma in ultimo c'è anche la collaborazione appunto con l'amministrazione comunale, apertura straordinaria della biblioteca storica del Palazzo Doria, e non solo, ma anche della quadreria dei dipinti che ci sono della famiglia Doria. Villa Remert, parliamo di 80 opere, Rosso Scarlatto, Enrico Rosso, che esporrà le sue 80 opere. Vorrei concludere dicendo che, tempo permettendo, ahimè purtroppo questa mattina il tempo non è tanto clemente, mi auguro che ci siano tante persone che vengano a visitare Cirié, ma soprattutto anche dietro le mie spalle c'è una chiesa, è la chiesa di Loreto. Abbiamo iniziato la settimana scorsa una campagna per il reperimento dei fondi, ci sarà anche qui una mostra dove vogliamo presentare quali sono i progetti per la ristrutturazione, per dare una dignitosa casa alla chiesa di Loreto. Mi auguro che Cirié ogni giorno di più venga conosciuta come città dei fiori, ma anche un fiore di città. Oggi si è svolta Cirié in Fiore, una manifestazione molto importante, per fortuna il tempo ci ha assistito, la presenza è molto ampia, solo alle prime ore del mattino con un po' di pioggerellina, comunque la situazione adesso è migliorata e Cirié in Fiore ha avuto il suo solito successo. E io mi sono occupato da presidente della giuria di valutare appunto tutti i banchi che hanno esposto durante questa manifestazione. Devo dire che c'erano molti banchi interessanti, la scelta è stata abbastanza difficile, però si riconfermano alcuni banchi un po' storici, poiché ogni anno decidono di rinnovare il proprio banco con degli allestimenti veramente particolari, e anzi il prossimo anno vi consiglio anche di venirli a vedere perché sono molto belli e molto caratteristici. Abbiamo anche deciso, oltre a dare i soliti premi per i banchi, dove abbiamo valutato appunto una serie di caratteristiche quali la varietà dei fiori, il profumo dei fiori, la particolarità del banco e l'allestimento, ma anche se avevano qualche aspetto un po' che si distingueva dal resto degli altri concorrenti. Valutando questi aspetti qua abbiamo deciso anche di dare un premio speciale. Abbiamo dato premio speciale a un banco che si occupava di una tecnica che permette di imbalsamare le rose, e queste rose dopo vengono utilizzate per fare dei centri tavola molto particolari e molto caratteristici. Anche queste rose hanno una serie di colori molto spiccati, vanno dal bianco al giallo, al rosa, addirittura al nero. E niente, come presidente della giuria è stato un onore, sono contento di aver lavorato con un gruppo di ragazzi, infatti la giuria era molto giovane, c'erano 3 donne su 5 membri e l'età media della giuria era intorno ai 22 anni, quindi una giuria molto giovane, segno anche di come adesso i giovani si appassionano e partecipano in maniera attiva a questi eventi importanti per la città, e vi aspettiamo il prossimo anno. Il commento su questa giornata non può che essere positiva. L'inizio non è stato sicuramente dei migliori perché il tempo non ci ha proprio accompagnato nella mattinata, ma nel pomeriggio abbiamo ampiamente recuperato, si può vedere ancora dalle tante persone che girano ancora a quest'ora. Io vorrei ringraziare Borgo Loreto per l'organizzazione, questa è una manifestazione del comune che viene organizzata da Borgo Loreto. E devo fare effettivamente i complimenti perché oggi, con tutte le norme sulla sicurezza e piani di sicurezza da rispettare, è diventato un vero impegno. Perciò mi sento di ringraziare moltissimo Borgo Loreto per l'ottimo lavoro svolto.